Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi proviamo questa torta della Cameo, come potete vedere. È una di quelle già pronte che semplicemente bisogna infornare. Io diciamo normalmente preferisco le cose fatte in casa, cioè fatte di sana pianta. Però c'era l'uno più uno, mia cugina la voleva provare e ho detto ma sì, la prendo anch'io. Lei ha preso quella, mi sembra, i cereali, io invece ho scelto questa qui, soffice stracciatella, cioccolato bianco e fondente. L'unica preparata con uova fresche e latte. Il rumore che sentite è il forno che sta già scaldando e sto usando il fornetto della Silvercrest. Vi lascio qui la ricetta della torta di 120 dove utilizzavo anche quel forno lì e anche il... la bilancia del Lidl Silvercrest e anche il mini pinner sempre della Silvercrest, così tanto per. E poi dice gusto buona come nessuna sofficità. Sono quanti grammi? Vediamo un po'. Sono 650 grammi per 12 porzioni. Veniamo al prezzo, sono circa 2,49-2,89 euro a confezione, quindi non è proprio economica, però vediamo un po'. Apri, accendere il forno a 165 gradi e aprire la busta. Imburrare e infarinare un fondo di uno stampo per torta, 22-24 cm, versare il contenuto e livellare. Poi inforna sul piano inferiore del forno 33-45 minuti. Si può verificare la cottura con uno stecchino. Se resta pulito è cotto. Dice 35-45 minuti perché naturalmente i forni non sono tutti uguali. Perché mi hanno già detto, ma come mai si brucia la torta di qua e di là? Anche parlando così magari con altre persone. Il motivo è quello, perché non è detto che se la ricetta dica 180 gradi 25 minuti sia poi 25 minuti, magari ce ne vogliono meno oppure di più. Poi dice il tuo tocco di creatività in tre ricette. Prima della cottura si può guarnire la superficie con una mela piccola tagliata a fette sottili e mandorle affettate, nocciole o noci tritate non troppo fini e granella di zucchero. Oppure Dopo la cottura si può farcire con marmellata, crema o panna. Inoltre si può decorare la superficie con glassa al cioccolato o di zucchero, ciuffi di panna montata, oppure si può spolverizzare con zucchero a velo. Invece un'idea fresca, che è quella più complicata, vedete, un cappello è quella più semplice, due media, tre più complicata. Dopo la cottura si possono servire le fette di torta accompagnate con salsa alla vaniglia e qualche lampone fresco cosparso di zucchero a velo. Poi le torte, le altre che sono disponibili sono cioccolato, yogurt, margherita, paradiso, agrumi e aggiungo anche quella ai cereali che ha preso mia cugina, ha detto che era molto buona. E poi vediamo un po'. Questi sono, aspettate che sennò non riesco a farvi vedere, gli ingredienti. Ecco qui. Vediamo se c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere. No, più o meno sono tutte le solite cose. C'è l'olio di palma, però è uno degli ultimi ingredienti, quindi vuol dire che ce n'è poco. E poi vi faccio vedere i valori nutrizionali. Allora, dentro si presenta così, vado veloce perché si sta finendo il tempo, c'è lo spazio. Io ho foderato, invece che col burro, ho foderato con carta forno. Adesso non facciamo altro che versare. Ecco, questa è la consistenza. Adesso la metto tutta, poi vi faccio vedere. Ho messo la torta all'interno della tortiera, ho cambiato perché quella era troppo grossa. E ho lavato un attimo questa che l'avevo usata prima e niente, quindi adesso inforniamo. Ecco qui, quindi inforniamo. Io qui l'ho fatto un po' preriscaldare perché a me è sempre meglio preriscaldarlo, e comunque è 165 gradi.
e andiamo avanti con la cottura. Allora, dopo 38 minuti di cottura è uscita dal forno e questo qui è il risultato. Come vedete è cresciuta tantissimo. L'ho già sfornata e sformata. Adesso vediamo un pochino. Molto morbida. È ancora bollente, però. Ops. Eccola qui. Vedete, proprio molto molto morbida. Buona da calda, comunque bisogna assaggiarla da fredda per vedere. È buona comunque. Poi la riassaggio da fredda, vi scrivo qua cosa ne penso. Diciamo, se siete di fretta, dovete fare una merenda così veloce, va molto bene. Chiaramente è un po' costosa perché 2,89 euro è tanto, però ogni tanto si può fare. Fatemi sapere se l'avete provata anche voi. Alla prossima, ciao ciao!